iPhone 14 Pro contro iPhone 15 Pro, vale la pena passare dal vecchio modello a quello nuovo? Io questo non lo so, però adesso vi faccio vedere una serie di novità presenti sull'ultimo arrivato di casa Apple. iPhone 15 Pro presenta l'innovativo pulsante Azione, mentre iPhone 14 Pro ha ancora il selettore per l'audio. Il frame di iPhone 15 Pro è in titanio, nello specifico il modello che ho io è in titanio blu, ma c'è anche nero, bianco e titanio naturale, un grigio molto particolare e anche molto bello. Sotto la scocca di iPhone 15 Pro batte un processore A17 Pro a 3 nanometri, ancora più veloce e che fa girare titoli come Resident Evil. La novità di cui tutti parlano è ovviamente la porta USB tipo C contro la Lightning del vecchio modello. Cosa significa? Semplice, avrete finalmente lo standard imposto dall'Unione Europea e in più potrete trasferire i dati con velocità gigabit. Infine, gli angoli stondati di questo iPhone 15 Pro rendono l'ergonomia del nuovo modello superiore rispetto a quella di iPhone 14 Pro.